ho deciso di mettermi accanto alla statua di Indro Montanelli perché la RAI mi ha dato una risposta scritta sull'interrogazione che riguarda i vaccini. Voi vi ricorderete, e io quando prendo la parola con voi, con i miei elettori, ma con i cittadini, io avevo promesso che avrei posto in forma scritta un interrogativo alla RAI attraverso una interrogazione scritta in commissione vigilanza. Io avevo scritto alla RAI domandando chiarezza sull'informazione, su come stavano facendo informazione. Avevamo visto le trasmissioni di Bruno Vespa, abbiamo visto il confronto tra l'Annunziata e Michele Santoro, e quindi, per non dire poi delle ospitate fisse di Burioni da Fazio, e quindi stavamo chiedendo, pensando di interpretare il sentimento di tanti, stavamo chiedendo quale fosse la linea della RAI. Detto, state facendo informazione corretta, state dando a tutti la possibilità di essere sentiti, oppure, come accade nella trasmissione di Bruno Vespa, parlano soltanto alcuni e basta. Quindi, insomma, abbiamo posto la questione in forma scritta, in forma ufficiale, alla vigilanza RAI. L'abbiamo scritta al presidente e all'amministratore delegato della RAI, ok? Quindi noi volevamo avere una risposta rispetto alla informazione, alla garanzia che tutte le posizioni del dibattito fossero in qualche modo assicurate. Sapete che poi avevamo fatto anche quella passeggiata attorno alla RAI. Benissimo. Ora vi leggo subito l'espressione più incredibile fatta e datami dalla RAI. La RAI così mi risponde in uno dei passaggi, poi me la leggo tutta, però in uno dei passaggi più deliranti. Allora, in questo caso specifico non vi sono riferimenti che obblighino la RAI a rispettare le logiche di ricerca dell'equilibrio sulle posizioni. Cioè la RAI mi mette nero su bianco che non vi sono riferimenti che obblighino la RAI a rispettare la ricerca dell'equilibrio. Me l'hanno messo nero su bianco. Ora ve la leggo tutta la risposta. Dice, in merito all'interrogazione in oggetto, che era quella mia, dove chiedevamo soltanto se chi paga il canone ha diritto ad avere un'informazione precisa, pluralista, trasparente. In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione coordinamento offerta informazione. Quindi, insomma, per scrivere questa risposta hanno coinvolto i piani alti. In linea generale si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla peculiarità della tematica di cui si sta trattando, la somministrazione di vaccini per fare fronte ad una pandemia che ha causato la morte di milioni di persone in tutto il mondo, modificando forse per sempre le nostre abitudini di vita. Forse il RAI, il dettaglio della mancanza dell'obbligatorietà vaccinale, ovviamente sfugge. Quindi il RAI non sanno che il vaccino in Italia non è obbligatorio. E soprattutto che il vaccino di per sé non immunizza per sempre e tout court, perché sappiamo benissimo che ci sono persone vaccinate che contraggono il virus, stanno anche contraendo la variante Delta, e che, caro Indro, la variante Delta è un modo politicamente corretto per dire la variante indiana, però non si può dire, perché il politicamente corretto vince sempre, e guai ad andare controcorrente, caro Montanelli, ovviamente tu più di altri lo sai che andare controcorrente è un casino, prima lo era tanto, ma anche adesso, e mica si scherza. Allora, quindi il RAI sfugge questo elemento, ma andiamo avanti. Non esistono temi o notizie paragonabili a queste, per cui non esistono, dice la RAI, non esistono regole volte a una sorta di par condicio che si possa ragionalmente applicare a questa fattispecie. Cioè la RAI sta dicendo, siccome non c'è una norma, una normativa tipo la par condicio, noi sostanzialmente siamo i giudici supremi delle modalità di informazione. Quindi anche se voi pagate il canone, la TV pubblica diventa TV di Stato, perché non essendoci una normativa tipo par condicio, noi, dice la RAI, noi facciamo quello che vogliamo. Ok? Perché non esistono regole tipo la par condicio.
Ciò nonostante, dicono, in diverse situazioni è stata data la possibilità, cioè in diverse situazioni, non come regola che il pluralismo di informazione viene garantito, no, in diverse occasioni, ok, è stata data la possibilità di esprimere, pensa, bontà loro, no? Caro Montanelli, bontà loro, in diverse situazioni abbiamo dato la possibilità di esprimere la propria opinione a chi ha deciso di non vaccinarsi. E sentite qua, in un leale contraddittorio. Quale cazzo è il leale contraddittorio? Il leale contraddittorio è quello che abbiamo visto in onda da Bruno Vespa con Gianni Rivera? È quello il leale contraddittorio? Il leale contraddittorio dove politicamente chi la pensa in un certo modo non viene mai ospitato in Rai? Eh? Bruno Vespa, l'Annunziata, e Burioni che è ospite fisso? Ma andiamo avanti, andiamo avanti. E pur tuttavia, in questo caso specifico, non vi sono riferimenti che obblighino la RAI a rispettare le logiche di ricerca dell'equilibrio nelle posizioni. Quindi la RAI sta ammettendo che può fare quello che vuole, lo ha scritto. Quindi la RAI non sta informando, lo ha detto, lo ha messo per iscritto, non ci sono riferimenti che obblighino la RAI a rispettare le logiche di ricerca dell'equilibrio. L'hanno messo nero su bianco in una risposta che danno in vigilanza alla mia interrogazione parlamentare. È invece un preciso dovere del servizio pubblico non diffondere fake news. E quali sono le fake news secondo la RAI? Quali? Quali sarebbero? Ditecelo, perché ci sfugge. Dire per esempio che un vaccinato può infettare è una fake news? No, perché altrimenti facciamo finta che l'informazione diventa ad minchiam. L'informazione è soltanto quella che piace a loro. E poi dicono, bisogna seguire le posizioni espresse dal mondo scientifico. Quale mondo scientifico? Quello che non pubblica nulla di scientifico ma va da Fazio? Perché quali sono le pubblicazioni scientifiche di Burioni, di Bassetti, di Galli, di Pregliasco? Dove sono? Andate, tiratecele fuori, perché il mondo scientifico non va da Fazio, il mondo scientifico si misura in un dibattito fatto di pubblicazioni scientifiche, non di cose così spannometriche, il cocktail vaccinale, dibattito scientifico, il cocktail vaccinale, ma soltanto in Italia Bassetti può parlare come se fosse uno scienziato vero. No, Bassetti non è uno scienziato vero, è diventato un personaggio. Bassetti è pronto per fare il calendario di Bassetti del 2022. Gennaio lui così, febbraio lui così. Andate a vedere su Instagram, sembra Wanda Nara, sembra Wanda Osiris. È pazzesco, Bassetti, Galli, Pregliasco, Burioni. Burioni che praticamente l'unica cosa di cui lascia traccia sono le sue idiozie su Twitter, le sue provocazioni su Twitter. E a livello scientifico, Burioni cosa ha prodotto? Nel ranking degli scienziati Burioni non c'è. Burioni non viene considerato, tranne dalla RAI, che considera queste persone degli scienziati. Assurdo, è assurdo. Allora, visto che si parla di scienziati, io voglio sapere, cara RAI, caro presidente del consiglio di amministrazione, caro direttore generale, io da cittadino oltre che da parlamentare vorrei sapere, per piacere, se questi scienziati prendono dei soldi dalle case farmaceutiche, perché se tu fai servizio pubblico e io pago il canone, io voglio sapere se qualcuno di loro prende soldi dalle case farmaceutiche. Questa è fake news, questa è informazione vera. Se noi paghiamo il canone, se è servizio pubblico, io voglio sapere se questi scienziati, se questi medici che vanno dalla mattina alla sera in televisione hanno ricevuto soldi in qualche modo dalle case farmaceutiche. È informazione questa, perché non me la dite? Io alla fine della trasmissione devo sapere, si informa che il dottor Vattelapesca ha fatto consulenze per l'azienda X per un importo di Y. Questo vogliamo sapere, questa dovrebbe essere un'informazione. E comunque alla fine la RAI lo ha ammesso. Non vi sono riferimenti che obblighino la RAI a rispettare le logiche di ricerca dell'equilibrio. In poche parole, la RAI sta dicendo noi non dobbiamo rispettare nessun equilibrio, non siamo obbligati. Questo è il passaggio da televisione pubblica a televisione di Stato.
E allora chi tenta di andare controcorrente, chi tenta di chiedere un ragionamento diverso, chi chiede di essere informato sulle cure domiciliari, chi chiede di avere un altro pezzo di informazione che ci manca, non ha diritto di essere rappresentato. Questo è quello che sta accadendo in Rai. Quindi io mi auguro che o la Rai chiarisca ancora, perché questa risposta è vergognosa, oppure, signori, evadere il canone diventa legittima difesa.